Ciao ragazzi Wild, oggi per questo weekend sono venuto sempre sull'Appennino modenese, giornata molto molto ventosa da ieri sera, ogni tanto infatti mi parte pure il cappello e siamo nel comune di Rio Lunato, nonché la località si chiama Le Polle, è un comprensorio sciistico, ovviamente da adesso gli impianti sono chiusi. Siamo venuti qui per rilassarci perché veramente non c'è nessuno, guardate che vento che tira nel frattempo, e soprattutto sono venuto alla ricerca di un po' di foliage perché ultimamente quest'annata il foliage ce lo sta dimenticando, complice sicuramente le temperature abbastanza miti che ci sono. Oggi qui appunto con questo vento forte fa abbastanza freschino e si sente, anche se non è un vento che voglio dire pela, si sta bene, cioè freschino ma si sta bene nonostante il vento appunto. Adesso vi faccio vedere che visuale ho dal Piccolo Principe alle mie spalle. Il Piccolo Principe parcheggiato a bordo strada, tanto qua come vedete non c'è nessuno, proprio siamo solo noi. E l'ho parcheggiato lì intanto perché sono riuscito a metterlo in piano e soprattutto perché volevo avere la visuale del Monte Cimone, che è quello là in cima. Guardate che spettacolo ragazzi, là in cima abbiamo il Monte Cimone, quello là. Qui siamo a 1300 metri proprio sotto al Monte Cimone e finalmente abbiamo trovato questo ricercato foliage del 2023. È uno spettacolo della natura ragazzi. Prima di pranzare mi faccio una piccola escursione qui nel bosco, visto che ci sono anche dei bei sentieri, e l'unica pecca di oggi è che mi sono accorto stamattina che ho il pannello solare del camper che non carica più. Adesso devo vedere il perché, ma visto che lo scorso weekend andava tutto bene, sono tornato a casa, adesso non carica più niente, quindi per me è un problema visto che il camper lo lascio fuori tutto l'anno e puntavo appunto sul pannello solare per tenere carica la batteria della cellula, e così adesso non è, di conseguenza devo risolvere al più presto. E cercherò di vedere perché non carica più. Finalmente si vedono un po' di colori nel bosco, guardiamo anche se di trovare qualche fungo, magari ci torno oggi pomeriggio con più calma perché scorsa settimana, anzi questa settimana, è piovuto parecchio, di conseguenza sono abbastanza fiducioso di trovare qualcosa. Poi è vero che questo vento forte che c'è da ieri non aiuta assolutamente, ma appunto sono fiducioso del fatto che è piovuto parecchio. Comunque più tardi tornerò sicuramente con più calma a cercare meglio. Prima di proseguire vorrei ricordarvi che se volete aiutarmi a sostenere il canale e a farlo crescere, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, e se questo video vi piace lasciate anche un bel like e un bel commento, e ditemi magari se anche voi siete alla ricerca di questo famigerato foliage del 2023 e ditemi anche magari dove l'avete trovato. Devo dire che venire nel bosco quando c'è un vento così forte è anche un po' inquietante, nel senso che vedi tutte le cime degli alberi che ondeggiano proprio, ma anche di brutto. È anche un po' pericoloso, dire la verità. Vedremo di stare attenti perché ovviamente c'è da stare attenti sempre comunque quando si va per bosco e per montagna. Però io il vento lo amo, cioè a me piace il vento, mi dà tranquillità, mi piace stare a contemplare la natura nel vento, per me è il top, è una cosa per me molto affascinante. Infatti stanotte che c'era vento forte sul camper, anche se sembrava di stare su un Tagada piuttosto che stare sul camper, penso che sia una delle notti che ho dormito più ore in assoluto.
Adesso mi sto preparando un po' di pasta condita con olive, tonno e cipolla. Ovviamente la visuale che ho dalla cucina è bellissima. Montecimone e il foliage. Tra l'altro, col vento che tira sembra di essere sul Tagadà più che sul camper. E quello che vi volevo far vedere anche finché sono qua nel camper è il problema, sta tutto là. Come vedete, il regolatore di carica dovrebbe avere un LED acceso. Non c'ha nessun LED acceso, di conseguenza non funziona niente, cioè il pannello non gli arriva, credo che non gli arrivi il segnale dal pannello, e penso che sia quello il problema. Adesso magari o oggi pomeriggio o domani proverò a dargli un'occhiata più approfondita. Infatti, se andiamo a vedere, non sta caricando, zero. La batteria è carica perché giustamente durante il viaggio si è caricata, ma il pannello in questo momento non sta caricando assolutamente niente. Adesso che abbiamo mangiato, ci siamo rimbalzati un po' la pancia. Torno a fare un bel giro nel bosco, voglio andare a vedere se trovo qualche fungo, e nel contempo, mentre faccio il giro, mi dirigo verso un laghetto, che qui alle Polle c'è un bel laghetto di pesca sportiva molto molto carino, e vi porto a fare un salto anche lì.
Siamo praticamente arrivati al laghetto delle Polle, che è un laghetto del luogo piuttosto conosciuto perché si pratica pesca sportiva. È un laghetto che, da quello che mi ricordo, ha pagamento, quindi in questo momento è chiuso, non c'è nessuno, però è veramente una meraviglia. Guardate che spettacolo, ragazzi, immerso in questo, contornato dal bosco, è veramente uno spettacolo. Qui dal laghetto c'è molto meno vento perché siamo riparati dalla montagna che ho di dietro. Di funghi non ne ho visti, a parte un paio lungo il prato. Nel bosco non ho visto proprio funghi, neanche di quelli matti, quindi penso che sia proprio causa anche di questo vento che c'è da due giorni. Adesso ritorniamo verso il campo perché comunque è già pomeriggio inoltrato. Andiamo verso la sera e di conseguenza, come vedete, il sole sta tramontando e andiamo a riposarci un po' sul Piccolo Principe. L'ultima volta che sono venuto qui alle Polle, se non ricordo male, avevo tipo 12-14 anni e venivamo praticamente tutti gli anni con la mia famiglia, con mio padre e mia madre, perché qui penso anche tuttora tutti gli anni fanno un raduno degli alpini e mio padre, essendo un alpino con una barba più lunga della mia, era sempre presente. Di conseguenza ho molti ricordi di questi luoghi con la mia famiglia, in compagnia di mia sorella, e riviverli dopo così tanti anni, si parla di oltre 20 anni, fa sempre rivivere certe emozioni. In più ci aggiungiamo anche le emozioni che io vivo ogni volta che vado in natura, che vado in montagna o in mezzo al bosco, e quindi tutte le volte è sempre un turbinio di emozioni che rivivo ogni volta e che mi fanno stare bene, mi fanno vivere anche un po' nel passato, con la coscienza che il passato che c'era una volta, le cose che si vivevano una volta, le emozioni che si vivevano una volta, purtroppo adesso sono merce rara nei tempi che stiamo vivendo adesso. Io nel mio piccolo cerco sempre di riviverle in qualche maniera, appunto frequentando questi posti, le mie montagne, il mio Appennino, che per me sono posti magici. E questo è uno scorcio del mio Appennino, l'Appennino che amo tanto e che non potrò mai tradire, perché per me è vita, per me è respiro, per me è un ritorno al passato e un futuro migliore di quello che ci si presenta al giorno d'oggi. E intanto Ray si scatena come un pazzo, secondo me sente tanti odori che per lui sono nuovi,
e corre la follia proprio. Essendo un cane un po' d'appartamento, quando si trova in questi posti si dà la pazza gioia. Rei! Andiamo! Dai, su, corri, carica! Non ce la fa più, non è abituato, è già cotto come un salame. Siamo ritornati al Piccolo Principe con lo sfondo del bellissimo Monte Cimone, come vedete alle mie spalle. Fra un'oretta più o meno verrà buio, quindi di conseguenza ci prepariamo per la serata, ci facciamo una cena, poi dopo andiamo a letto perché domani speriamo che non ci sia più questo vento. E per questo video, ragazzi, è tutto. Io vi saluto dall'Appennino modenese, dalla località Le Polle, e come dico sempre, mi raccomando, stay wild. Ciao ragazzi.